Buonasera a tutti e tutte, siamo qui oggi pomeriggio con un altro incontro della sessione di oggi e siamo in compagnia di Giulio Azzolini, ricercatore in filosofia politica all'Università Ca' Foscari di Venezia. Ha trattato il pensiero politico italiano tra 8 e il 900, ha trattato di elitismo, modelli di democrazia, teorie critiche contemporanee e oggi è qui per parlarci di oligarchia. Ha pubblicato recentemente per Quodlibet Capitale, egemonia, sistema, studio su Giovanni Arrighi nel 2018, mentre nel 2017 ha pubblicato Dopo le classi dirigenti, la metamorfosi delle oligarchie nell'età globale per la terza. Penso che a partire da riflessioni scaturite da quel testo andiamo un po' a vedere l'intervento di oggi. La parola al professor, al ricercatore. Sì, grazie. Prego. Mi sentite? Ecco, Sì. ora è successo. Ok, grazie mille per questo invito, mi fa molto piacere essere qui. Io parlerò un po' di oligarchia nell'età globale, come ci eravamo detti, riprendendo alcune delle cose che avevo scritto nel libro Dopo le classi dirigenti, che era un sottotitolo, che era La metamorfosi dell'oligarchia nell'età globale, e poi magari discutiamo insieme, che sono interessato alle vostre domande, alle vostre obiezioni, insomma, alle vostre eventuali critiche. Il tema dell'oligarchia. Faccio una breve premessa, che è questa, cioè il problema dell'oligarchia è tornato oggetto di dibattiti sia nella sfera pubblica più ampia, ci sono vari articoli che sono usciti su questo tema, ma ci sono anche varie ricerche accademiche, diciamo, dibattito più, tra virgolette, scientifico. Quindi il tempo che abbiamo a disposizione, io non posso che indicare brevemente, diciamo, i tratti principali di un quadro d'insieme, accennando, se mi riesce, nella parte finale dell'intervento, alla mia ipotesi di ricerca. Quindi la prima questione è questa, cioè perché riflettere ancora sull'oligarchia? E effettivamente non è difficile, secondo me, spiegare perché, e direi che ci sono due fattori fondamentali in questo senso. Il primo è un fattore economico, socio-economico, cioè da ormai vari decenni, quasi in ogni angolo del pianeta, la ricchezza è distribuita in maniera sempre più sperequata tra persone, tra territori, e l'aumento della disuguaglianza, che è stato misurato in vario modo, insomma ci sono tanti studi a riguardo, lo studio più famoso ovviamente è quello di Piketty. Comunque, questo aumento vertiginoso della disuguaglianza economica non può non ostacolare l'attuazione del principio democratico di uguaglianza politica. E in particolare dopo la cosiddetta grande recessione, no, che inizia nel 2008, 2007-2008, si diffonde massicciamente in quasi tutte le democrazie occidentali una denuncia giustificata dello scollamento, spesso si usa questa espressione, tra i pochi e i molti, tra l'establishment e il popolo, eccetera, eccetera. Quindi il primo fattore che spiega perché si è tornato a discutere di oligarchia, a ragionare sull'oligarchia è molto semplice da capirsi. Poi c'è un fattore, secondo me, invece più prettamente politico, che ha a che fare con questa dialettica, questa tenaglia, populismo e tecnocrazia. Cioè il successo di movimenti che vengono stigmatizzati come populistici, a volte invece si autodefiniscono tali, è insieme causa ed effetto di una rinnovata aspirazione a un governo ristretto, che spesso viene presentato in chiave epistocratica. Causa ed effetto, nel senso che, appunto, per un verso l'affermazione di questi movimenti produce la voglia in alcune parti della società civile, alcune parti della società politica, di restaurare, diciamo, una
forma di governo tecnocratica, e dall'altra parte quanto più questa forma tecnocratica si afferma, tanto più diciamo, i movimenti populisti ci guadagnano in forza, no? In successo. Quindi diciamo, siamo all'interno di una dialettica che ripropone il tema dell'oligarchia, no? In un caso un'oligarchia lamentata, no? Contro l'oligarchia si forma il populismo, e dall'altra parte invece un'oligarchia rivendicata contro il populismo si sostiene l'opportunità di un governo ristretto, quindi di un'oligarchia in senso neutro, non spregiativo. Questi sono secondo me i due fattori, diciamo, elementari per capire perché ancora oggi si rifletta sull'oligarchia, perché si è tornato a riflettere. Detto questo, a me sembra che non c'è una grande teoria dell'oligarchia, cioè se io chiedessi a voi di indicarmi a memoria alcuni libri sulla democrazia, per esempio, credo che voi non avreste grosse difficoltà a rispondermi, no? Indicando una serie di classici. E lo stesso vale per varie altre categorie fondamentali della teoria politica, per esempio totalitarismo, ma anche autoritarismo, dittatura, tirannide, eccetera, eccetera. Quindi questo per dire che secondo me la nozione di oligarchia è una nozione, diciamo, tendenzialmente sottoteorizzata, no? Quantomeno se paragonata ad altre categorie classiche, tradizionali del pensiero politico, prima tra tutte la categoria di democrazia. E insomma, se questo è vero, magari invece mi smentirete, sarebbe interessante capire perché è una nozione sottoteorizzata. In ogni caso, dicevo, un dibattito è stato riaperto ed è un dibattito interdisciplinare, nel senso che è forse necessariamente è tale. Sono usciti negli ultimi anni alcuni lavori interessanti che io vi cito perché magari poi vi va di approfondire l'argomento. Per esempio, un bellissimo libro di Emmanuel Caire, che si intitola Pensé l'oligarchie à Athènes, insomma, pensare l'oligarchia a Atene tra il V e il IV secolo, e il sottotitolo è Aspetti di una ideologia, pubblicato da Les Belles Lettres a Parigi nel 2016. Questo è un libro di storia intellettuale, diciamo, un libro che racconta come il concetto di oligarchia si è formato ad Atene, appunto tra il V e il IV secolo, ed è un libro di grande interesse, di grande rigore, che accentua, come dicevo, la dimensione concettuale, ideale, intellettuale della ricerca, e che però necessariamente fa i conti con la sfera politica, la sfera militare. Un libro invece di storia, non di storia intellettuale, ma di storia, direi di storia politica, è un libro di Matthew Simonton che si chiama Classical Greek Oligarchy, A Political History, che è appunto un libro che spiega come anche le polis greche dovessero essere considerate invece come oligarchie. Normalmente questo libro ha un'accentuazione sulla dimensione della storia politica, ma coinvolge necessariamente anche il dibattito filosofico, intellettuale che la riguarda. Poi ci sono degli studi economici, qui io direi che, insomma, quanto ne so, le cose più lucide che ho letto sull'oligarchia nell'ambito degli studi economici sono quelle di Branko Milanovic, che è questo grande studioso delle disuguaglianze, che ha lavorato da tanto tempo alla Banca Mondiale. Adesso l'ho perso di vista, non so a quale università insegna, insomma, ha pubblicato da ultimo un libro che si intitolava Capitalism Alone, che è stato tradotto nei vari paesi in modi molto diversi. In italiano credo sia capitalismo contro capitalismo, cioè sarebbe il capitalismo cinese contro il capitalismo americano, per la terza uscita di questo libro. Poi ci sono, diciamo, degli studi di sociologia, anche se, diciamo, nell'ambito della sociologia, sì, certo, ci sono studi che hanno a che fare indirettamente con l'oligarchia, ma non tantissimi, a me sembra, che trattino l'oligarchia come tale, cioè che chiamino oligarchia
processi dinamiche che insomma noi siamo soliti pubblicare in questo modo. Quindi insomma la riflessione si è sviluppata, la commissione è sottoutilizzata, ma la riflessione si sta sviluppando ed è una riflessione interdisciplinare e secondo me è un buon modo per cominciare a fare chiarezza su questo concetto è prendere in considerazione gli studi politici contemporanei che riguardano l'oligarchia, quindi su questo mi vorrei concentrare, e vorrei dire che questi studi, dico studi politici nel senso che non sono gli studi prettamente di filosofia politica o di teoria politica americana, ma sono anche per esempio studi di politica comparata, come si usa dire, di scienza politica in senso più ampio. Quindi, insomma, sono gli studi politici di vario taglio, anche legati per esempio alla filosofia del diritto, alla storia del diritto, eccetera. Soprattutto sviluppati, diciamo, in ambito anglosassone, negli ultimi 10-15 anni. Questi studi, secondo me, possono essere compresi in modo utile attraverso una griglia, diciamo, di tre significati, che io in parte l'ho già indicato in una piccola nota in quel libro del 2017, però ora vorrei ampliare, diciamo, questo discorso, perché a me sembra che questi studi politici evidenzino la permanenza di tre significati fondamentali del termine oligarchia. Tre significati che si manifestano, che emergono esattamente ad Atene tra il V e il IV secolo a.C., in stretta correlazione con le vicende istituzionali e militari di Atene. Cioè, dopo Platone, dopo Aristotele, la parola oligarchia viene per lo più adoperata in un'accezione negativa, spregiativa, forse si potrebbe anche dire, cioè come una forma corrotta di regime politico, come una forma corrotta del regime aristocratico, innanzitutto, no? Questa, secondo, questa è l'idea di Aristotele, insomma. E perché corrotta? Perché l'oligarchia fondamentalmente altro non è che una plutocrazia, cioè è il potere dei ricchi, il governo dei ricchi. Quindi il significato dell'oligarchia nel corso dei secoli resta grosso modo immutato e indica il governo, diciamo, la forma di regime in cui governano pochi ricchi, una forma di regime corrotto. Quindi due significati fondamentali sono questo: regime corrotto e plutocrazia, governo dei ricchi. Significati che sono evidentemente intrecciati, cioè è una forma di regime corrotto perché governano non i migliori, come è la pretesa dell'aristocrazia, ma i più ricchi. Quindi siamo una forma di plutocrazia. Questi sono i due significati fondamentali che, ripeto, sono intrecciati, diciamo, possono essere distinti così analiticamente, però sono storicamente intrecciati. Poi c'è un terzo, che invece è il significato, come dire, etimologico, che però viene, come dire, riscattato come tale soltanto nel corso del Novecento. E qui è fondamentale la riflessione di una corrente che viene chiamata elitista, che si chiama elitismo, cioè anche nota come teoria dell'elite. Questa corrente attribuisce al termine oligarchia il suo significato etimologico, cioè governo dei pochi, comando dei pochi, quindi lascia assolutamente indeterminato qual è, come dire, l'elemento qualificante questi pochi. Quindi su questo tornerò. Io vorrei fare adesso molto semplicemente un'analisi dei modi in cui l'oligarchia come plutocrazia è stata riproposta, rilanciata al dibattito contemporaneo, dei modi in cui l'oligarchia come forma di regime corrotto è stata riproposta
nel pensiero politico contemporaneo e poi dire qualcosa su una possibile rilettura della questione oligarchica in chiave elitista, no? Questa, diciamo, è la mia prospettiva. Quindi cominciamo dalla oligarchia come plutocrazia. Questo significato di oligarchia come plutocrazia è stato rilanciato, diciamo, con forza, si potrebbe dire, negli ultimi anni da vari lavori. Un libro importante, forse vi è già capitato di discutere, o al quale alcuni vostri ospiti magari avevano fatto cenno, questo libro è L'odio per la democrazia, pubblicato da un filosofo marxista profondo, originale, che è Jacques Rancière, un allievo, collaboratore di Althusser, tu lo conosci perché le subite, quindi insomma, è lo stesso ambiente, no, di filiazione althusseriana, poi propaggini varie, insomma, no? Beh, Rancière ha scritto questo libro nel 2005, L'odio per la democrazia, in cui emerge con forza il tema della oligarchia come plutocrazia. Poi è interessante segnalare anche un altro autore americano, che si chiama Jeffrey Edward Green, che ha scritto due libri interessanti. Uno, diciamo, è una sorta di elogio della democrazia plebiscitaria, e l'altro invece è un elogio della democrazia plebea, chiamata, però relativamente al problema di cui stiamo parlando oggi si può leggere utilmente un suo saggio breve che è stato pubblicato sulla rivista Constellations, e il titolo, ve lo leggo, diciamo, in italiano, è Il liberalismo e il problema della plutocrazia. Cioè, io sostengo che questo sia quello della plutocrazia, uno dei nervi scoperti del liberalismo. Chi però più si è sforzato per riportare in auge quella che lui chiama una visione materialistica dell'oligarchia, cioè fondamentalmente l'oligarchia come plutocrazia, è stato uno scienziato politico comparativista, magari conoscete anche lui, che si chiama Jeffrey Winters, W-Winters, che nel 2011 ha pubblicato da Cambridge University Press un libro che si intitola Oligarchy. Ora vi dico in poche battute, insomma, quali sono le tesi fondamentali di Winters, perché sono interessanti, sono le tesi che sono state poi discusse ampiamente da vari autori. Anche in Italia in qualche modo se ne è parlato, per esempio ne tratta un pochettino Nadia Orbinati in un libricino che ha pubblicato di recente per La Terza, che si chiama Pochi contro molti, che pure torna su questi temi, ovviamente. Insomma, Winters distingue i super ricchi dagli oligarchi, i ricchi, i super ricchi dagli oligarchi. Per lui l'oligarchia è semplicemente il gruppo di super ricchi che collabora per proteggere le proprie gigantesche fortune. Quindi ciò che rende oligarchici i super ricchi è la loro capacità di difendere i propri redditi e i propri patrimoni. Quindi su molte materie evidentemente i super ricchi discordano, come ovvio, configgono anche, competono, quindi la loro incidenza può essere minima, può essere nulla, però c'è un punto, secondo Winters, su cui tutti necessariamente convergono, cioè la difesa delle ricchezze individuali. Questo è l'obiettivo della oligarchia, che rende tutti gli altri obiettivi secondari. Ma questo è lo scopo qualificante dell'oligarchia, che rimane sempre lo stesso. Cambiano i modi in cui questo obiettivo viene perseguito. L'obiettivo, ripeto, è difendere le proprie ricchezze. E per comprendere i vari tipi di oligarchia, Winters, che ripeto è un comparativista, suggerisce di combinare due misure. Da un lato il grado di coinvolgimento degli oligarchi nel sistema di protezione della proprietà,
e dall'altro il grado di collegialità nel sistema di governo. Sulla base di questi criteri identifica quattro tipi ideali di oligarchia che secondo lui si sono così avvicendati in ogni luogo e in ogni tempo, e dice così: se le oligarchie prevedono il fatto che i superricchi proteggano personalmente le proprie ricchezze e i propri averi, allora possono essere dette queste oligarchie belligeranti oppure dirigenti. Belligeranti o dirigenti a seconda che la collegialità sia scarsa, come nelle faide tra i clan, oppure più accentuata, come la vita di Winters in Antica Atene, nella Roma repubblicana. Le oligarchie disarmate, invece, possono essere sultanistiche oppure civili, a seconda che il sistema coercitivo sia accentrato nelle mani di un singolo oppure gestito in modo impersonale dallo Stato moderno, e qui fa caso degli Stati Uniti. Quindi ciò che più ci interessa è il discorso riguardante le oligarchie civili, cioè è la fattispecie nella quale ci troveremo. E secondo Winters l'obiettivo primario degli oligarchi in questo contesto è, diciamo, eludere la tassazione, sottrarsi quanto più possibile alla tassazione. Questo è il rischio che può ritardare il ritmo di crescita patrimoniale, che può ridistribuire la ricchezza verso il basso. E secondo Winters, dagli anni 70 in avanti sarebbe stata creata quella che lui chiama una sorta di industria di difesa del reddito, una sorta di industria oligarchica composta di vari elementi, cioè agenzie di consulenza patrimoniale, lobbisti, think tanks, segmenti dell'industria assicurativa, studi legali, un'industria che serve agli oligarchi per sfruttare appieno le potenzialità che l'ordine economico contemporaneo consente loro per proteggere le proprie ricchezze. Opportunità di termini, così, cioè regime shopping, di offshoring, eccetera. Quindi stiamo parlando di un'industria che va ben oltre il semplice lobbismo, non è semplicemente una questione di lobbying, appunto, no? Ma è un'industria pianificata in modo tale da sfruttare tutti gli spazi che l'ordine economico globale e giuridico globale consente. Il caso degli Stati Uniti, ma il discorso forse vale anche per l'Europa, dimostra che le oligarchie, intese come questo gruppo, non una forma di governo, ma un gruppo di persone, queste oligarchie come gruppo, nella loro veste civile, non risparmia i regimi liberali democratici, cioè che sono fondati sul riconoscimento di pari diritti a ciascun individuo. La partecipazione popolare ai regimi liberali democratici può contrastare l'autoreferenzialità, diciamo, delle oligarchie pubbliche, delle elite politiche, dell'amministrazione per certi versi, ma difficilmente riuscirà a scalfire, secondo Winters, le forme massive di concentrazione della ricchezza e del potere. Anzi, per certi versi si potrebbe dire che la tesi della verità mai affermata in modo esplicito, ma insomma, implicita, questo sì forse, nel testo di Winters, è che l'oligarchia non solo è compatibile con la democrazia, ma è per certi versi una sua precondizione, della democrazia liberale, intendiamo. Nel senso che l'instaurazione e il consolidamento delle cosiddette democrazie moderne, secondo lui, l'instaurazione e il consolidamento si decifrano anche con la promessa di non nuocere oltremodo ai superricchi. Cioè, tra stati liberali democratici e oligarchie civili si realizzeremo una sorta di scambio politico, cioè i primi proteggono le ricchezze delle seconde a patto di vedersi ceduta una certa quota del loro profitto. Ora, secondo me questa analisi ha una serie di limiti, ha un indubbio interesse, secondo me,
ma ha una serie di limiti perché non chiarisce bene i passaggi da un tipo di oligarchia all'altra, non esamina soprattutto i processi interni a ciascuna tipologia. Per esempio, insomma, sarebbe interessante approfondire il nesso tra lo sviluppo di questa industria di difesa del reddito e la fase che viene chiamata neoliberale, il declino dei partiti politici, sindacali, insomma, fare delle connessioni più ampie, insomma, rispetto a quelle che non troviamo nel suo lavoro. Poi non vengono analizzati i processi di formazione delle oligarchie, cioè manca un'indagine sulle origini sociali, geografiche, generazionali, manca un'indagine sugli sforzi per acquisire, oltre che conservare e ampliare le ricchezze, no? Che sono l'elemento qualificante dell'oligarchia secondo Winters. E poi, e questo secondo me è l'ultimo difetto, non vengono indagati i processi di soggettivazione delle oligarchie. Cioè, manca un'indagine su come le oligarchie percepiscono il loro ruolo sociale e in generale sulle loro battaglie ideologiche. Questa è una dimensione che è, insomma, direi a 7, insomma, il lavoro. Seconda lettura, l'oligarchia come corruzione, come forma di corruzione. Corruzione di che cosa? L'accento in questo caso cade sui processi di deterioramento del sistema politico e del sistema sociale, e qui ci sono due, diciamo, correnti che lavorano alla rilettura del tema dell'oligarchia come una forma di corruzione del sistema politico e del sistema sociale. Una è la corrente cosiddetta neorepubblicana, per esempio John McCormick, forse ne avete sentito parlare, insomma, John McCormick è uno scienziato politico americano che ha scritto un libro molto fortunato una decina di anni fa che si chiama Machiavellian Democracy, democrazia machiavelliana. È stato tradotto anche in italiano adesso, con una prefazione lunghissima che aggiorna il dibattito, insomma, un libro che vi raccomando, pubblicato da Biella in Italia, democrazia machiavelliana. E un'altra autrice da tenere in considerazione è Camilla Vergara, che era un'allieva in parte di McCormick, no? E in parte di Nadia Urbinati, ha studiato a Columbia, poi alla sua università a Cambridge, insomma. E ha scritto un libro importante che si chiama Systemic Corruption, cioè corruzione sistemica. Questi sono due esponenti, direi, più rilevanti di questo approccio neorepubblicano al tema dell'oligarchia. Poi c'è una lettura marxista della questione dell'oligarchia, anche se il termine oligarchia non è un termine chiave, di nuovo torniamo al problema che non sono stato utilizzato nella letteratura marxista. E però qui, diciamo, forse sono interessanti, possono essere segnati questi due autori che sono Dardot e Laval, cioè gli autori di un libro che si chiama No ragione del mondo, che tu conosci senz'altro, che lavorano sempre a Nanterre, insomma, in questa università alle porte di Parigi, e che hanno lavorato esattamente su questo tema dell'oligarchia come forma di corruzione non del sistema politico, questa è la prospettiva dei non repubblicani, ma del sistema sociale, la forma di corruzione del capitalismo, fondamentalmente, il capitalismo fondato sul compromesso social-democratico. Corruzione sistemica. Secondo Vergara, questa espressione corruzione sistemica indica un processo di, qui cito, oligarchizzazione, processo di oligarchizzazione lento e a lungo termine della struttura politica della società. Quindi questo deterioramento, su cui lei concorda con quello che è, insomma, in qualche modo il suo maestro, o comunque il suo ispiratore su questo, che è John McCormick, ripeto, questo deterioramento non conduce né a una oligarchia illiberale,
cioè un regime in cui governano in pochi senza vincoli costituzionali, perseguendo esplicitamente interessi personali particolari. Quindi non è questo il punto, non è nemmeno la tanto chiacchierata democrazia illiberale, Orbán, eccetera. C'è un regime in cui gli interessi della maggioranza, impersonati da un capo, prevaricano sui diritti delle minoranze. Non è questo. La corruzione sistemica che a lei interessa, e che secondo lei caratterizza gli Stati Uniti in parte delle società europee, agisce diversamente, cioè svuota le democrazie dall'interno, conserva la forma ma modifica la sostanza. I parlamenti vengono eletti regolarmente, ma rispondono sempre di più ai grandi potentati economici piuttosto che agli elettori. I diritti, come quello al lavoro, per esempio, sono sì riconosciuti sulla carta, ma diciamo, sono fondamentalmente inattuati, inesigibili. E i poteri pubblici, che pure sono separati di fatto, vengono separati di diritto, vengono accentrati di fatto attraverso vari meccanismi, uno dei quali è il famoso meccanismo delle porte girevoli, insomma, no? Per cui vengono lasciate da una parte ed entrano dall'altra. Magistratura, politica, non so, si potrebbero fare tanti tipi. Ora, questa è la diagnosi, che è una diagnosi radicale, come capite bene, e di fronte a questa diagnosi, insomma, quello che sostengono Vergara e McCormick, vabbè, ma queste democrazie liberali che hanno consentito uno spostamento della ricchezza così massiccio dalla parte più povera della popolazione verso una minoranza, quindi non solo più povera, ma maggioritaria della popolazione, verso una minoranza di ricchissimi, possono essere, come dire, protette o debbono essere trasformate alla radice, no? Loro propongono questa seconda soluzione, cioè ritengono necessario introdurre delle trasformazioni di rango costituzionale, che vanno nel senso del repubblicanesimo. Dove si distingue il repubblicanesimo dalla teoria democratica? Si distingue su questo punto, cioè loro ritengono che in qualche modo la separazione tra i pochi e i molti, diciamo così in senso generalissimo, sia sostanzialmente inevitabile, sia una sorta di legge sociologica che ha caratterizzato ogni società, insomma, bisogna farci conto. Il punto è che solo formalizzandola diventa possibile impedirne gli effetti più deleteri. Quindi solo l'istituzionalizzazione, a loro avviso, di un potere plebeo, cioè che cosa vuol dire? Un potere, una sorta di tribunato del popolo, in cui i rappresentanti possono essere scelti solo tra coloro che hanno una certa quota di reddito, che appartengono a una certa classe sociale, eccetera. L'istituzionalizzazione di questa forma di tribunato popolare, anzi della plebe, consentirebbe, secondo loro, di, qui cito un'espressione machiavelliana, per loro è fondamentale, ovviare alla insolenza dei nobili, cioè punire i grandi, no? Si tratterebbe di istituzionalizzare il potere plebeo come autorità suprema in una struttura costituzionale dunque mista. Quindi viene rotta l'idea su cui si fonda la democrazia moderna, cioè quella di un popolo costituito da individui liberi uguali, viene ripristinato un sistema misto nel senso che prevede alcune cariche universalistiche ma alcune cariche invece legate a determinati scicli sociali, a determinati gruppi sociali. Ripeto, è solo istituzionalizzando una disparità sociale che è possibile evitare che questa disparità sotto un cielo della politica che è, diciamo, astrattamente
uguale per tutti, no? Sia preciso. No? Ora, anche questa posizione, secondo me, insomma, presenta alcuni difetti, come tutte, insomma, come necessario che sia, insomma. I difetti, diciamo, nei discorsi che voi trovate in Kornik, in Bergara, eccetera, si legge poco sulle trasformazioni che a partire dagli anni Ottanta hanno indebolito tutti i corpi intermedi, sindacati, partiti. Cioè, si potrebbe dire, insomma, c'è stato un tempo, sì, forse, diciamo, era una circostanza particolare, c'è, cioè, una forma di politicizzazione delle resistenze, eccetera, eccetera, ma insomma, i cosiddetti 30 gloriosi, in cui queste istituzioni liberale democratiche hanno garantito e hanno anche favorito un accorciamento della distanza tra i centri popolari, cioè. Quindi, come dire, allora forse il problema non è nelle strutture, nelle istituzioni stesse, ma è negli attori politici, è nelle culture che animano queste strutture, che va cercato, come dire, il motivo della corruzione oligarchica, su cui pure possiamo convenire. In più, non si trova nei loro discorsi, diciamo, un'analisi, secondo me, adeguata delle lotte, di nuovo, ideologiche. Non c'è un'analisi dell'impatto dei nuovi media, non c'è un'analisi dell'impatto delle relazioni internazionali, della globalizzazione su questi processi. Ma l'obiezione teorica di fondo è quella che parte già indicavo prima, e cioè istituzionalizzare sul piano politico la disuguaglianza sociale è una pretesa, diciamo, che rischia di essere, se non antimoderna, antidemocratica, no? Perché la democrazia si fonda sul riconoscimento di un popolo unico, mentre il neorepubblicanesimo pretende di separare il popolo in due, la plebe da una parte e i grandi, diciamo, dall'altra. Quindi profilano un edificio istituzionale che riflette ceti diversi, non cittadini liberi uguali. E sotto questo profilo si tratta di una soluzione assolutamente diversa rispetto a quella che voi trovate in autori marxisti, che citavo, Dardot e Laval, perché nella loro prospettiva, ovviamente, cioè, il marxismo è un figlio comunque dell'illuminismo, un figlio dialettico, se volete, ma insomma non è pensabile il marxismo senza un retroterra illuministico, cioè universalistico. Il marxismo condivide con il liberalismo l'ideale universalistico, e quindi la soluzione che trovate, l'indicazione, la strada da percorrere, trovate nei testi di Dardot e Laval, esemplari di un approccio marxista alla oligarchia come forma di corruzione del regime capitalistico. Lì l'idea è di una democrazia radicale, di una democrazia conflittuale. Quindi non c'è l'impianto neorepubblicano che trovate invece in McCormick e in Bergara. Ora, secondo me, queste teorie pongono un problema serio. Cioè, sia le teorie neorepubblicane, sia le teorie marxiste, sia la teoria che vi dicevo prima di Wittes, cioè l'oligarchia come forma di plutocrazia. Cioè, il problema, secondo me, molto serio è che i regimi liberal-democratici occidentali sono estremamente permeabili a una forma di dominio plutocratico. Ora, se questa permeabilità sia, come dire, necessaria oppure contingente, per una serie di ragioni che andrebbero analizzate, è un tema di discussione, naturalmente. Però ciò che a me sembra, come dire, in dubbio è che i regimi liberal-democratici occidentali sono permeabili da questo dominio plutocratico. Questo è un problema con cui, secondo me, bisogna fare i conti. È lo stesso in Cina, è lo stesso in Russia, eccetera, eccetera. Qui magari ne parliamo in fase di discussione. Così vengo alla terza accezione del concetto di oligarchia,
quella elitista, perché l'operazione, diciamo, che io sottopongo alla vostra attenzione, diciamo, su cui ho già lavorato, ma vorrei approfondire le ricerche in questo senso, è un'operazione che consiste nel riscoprire il modo in cui la teoria dell'elite ha guardato alla questione dell'oligarchia, riscoprendo, come dicevo, il significato etimologico di comando di pochi. Come ampiamente noto, diciamo, la tesi fondamentale della teoria dell'elite, la tesi, diciamo, se volete, molto banale e elementare, è che le società di ogni tempo e di ogni luogo sono tendenzialmente soggette a una ristretta cerchia di potere che domina o egemonizza, dirige, governa, controlla il resto della popolazione tramite ideologie e istituzioni di volta in volta diverse. Quindi il significato del termine in questione, del termine oligarchia, non si colora di un'accezione negativa, secondo i cosiddetti elitisti, cioè per esempio Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Robert Michels, che sta considerata, diciamo, la triade, la prima generazione elitisti. Poi, come sapete, c'era stata una grossa polemica tra Pareto e Mosca su chi per primo dei due avesse inventato la teoria dell'elite, questa era l'espressione di Pareto, oppure teoria della classe politica, questa era l'espressione che preferiva usare Gaetano Mosca. Comunque, questo è un inciso. Fatto sta che il significato del termine in questione, dicevo, non si colora di un'accezione negativa, ma acquisisce un valore neutro. L'oligarchia non è una forma corrotta di regime, è semplicemente il comando dei pochi, che è necessario, che è inevitabile, è indispensabile, diciamo. Quindi bisogna farci conto. Ma questo significato, che ripeto, è neutro e non peggiorativo, è anche insieme più ampio, capite, dei pochi, sì, ma quali, in quali settori? Ed è indeterminato. Quindi la portata di questo significato è più ampia e più indeterminata rispetto alle posizioni tradizionali. Perché? Perché non si riferisce solamente al dominio dei ricchi, ma più in generale al dominio dei potenti, laddove però il potere può dipendere, oltre che dalla ricchezza, da una molteplicità di altri fattori, dalla cultura, dalla virtù politica, dalla capacità organizzativa, dal prestigio sociale, dalla forza militare. Non è un caso, naturalmente, che questa accezione si affermi nel corso del Novecento, cioè nell'epoca in cui si afferma la politica di massa, in cui si affermano i partiti, i reazionari di massa, come diceva Togliatti, ma di massa, appunto, no? Questa è la grande novità anche del fascismo. Quindi sul piano analitico, la neutralizzazione e l'allargamento della nazione di oligarchia, che non equivale più alla mera plutocrazia, spinge ad ampliare e ad affinare lo sguardo, stimolando a individuare i gruppi di potere, cioè le oligarchie, questa accezione generalissima, ampia, debole, se volete, in qualsiasi ambito della vita associata, in qualsiasi paese, di nuovo, ben al di là della divisione tra Oriente e Occidente, tra democrazie orientali e dittature, democrazie occidentali e dittature orientali, quello che abbiamo. Ora, recuperare questo significato neutro, ampio, generalissimo del concetto di oligarchia è però, secondo me, solo il primo passo da fare nella rilettura dell'elitismo. Cioè, è un passo che non avrebbe nemmeno granché senso se non fosse accompagnato, dal mio punto di vista, da un secondo passo, che consiste in questo, nello storicizzare i concetti impiegati dalla teoria elitista. Questa è un'operazione che non è mai stata compiuta in modo sistematico, forse non è mai stata fatta, e che per essere realizzata richiede preliminarmente di riconoscere che la teoria dell'elite non ha soltanto, diciamo,
risematizzato il concetto di oligarchia, che ripeto non vuol dire più una forma che viene corrotto, che coincide con la plutocrazia. La teoria dell'elite ha anche, potresti dire, inventato altri concetti, per esempio il concetto di elite, il concetto di classe politica, il concetto di classe dirigente. A mio avviso questi concetti devono essere storicizzati, e se storicizzati consentono di comprendere che essi non sono altro che specificazioni di questo concetto generale, generalissimo di oligarchia, cioè sono diverse forme di oligarchia. Le elite sono una forma di oligarchia, le classi dirigenti sono un'altra forma di oligarchia, le classi dominanti sono un'altra forma di oligarchia, eccetera, eccetera. Quindi rinnovare l'approccio elitista, secondo me, impone di analizzare ogni tipo di oligarchia, privata, pubblica, economica, politica, culturale, e di esaminare caso per caso non solo i meccanismi di concentrazione delle risorse e gli strumenti di legittimazione e perpetuazione del potere, ma anche direi i processi storici, come si dice oggi, diciamo, in gergo, diciamo, di matrice foucaultiana, di soggettivazione. Si tratta di capire i processi di soggettivazione delle oligarchie, cioè i modi in cui le oligarchie pensano se stesse e i modi in cui le oligarchie vengono pensate. Perché? Perché le oligarchie non si proclamano mai tali. Molto raro trovare un'oligarchia che si autoproclami tale. Quindi si tratta di capire come vengono identificate l'opinione pubblica e come esse stesse identificano il loro ruolo e la loro funzione sociale e civile. Molto schematicamente, poi magari avremo modo di tornare su questo, c'ho ancora una decina di minuti, vero? Sì, sì. Molto schematicamente, dicevo, nel lungo secondo dopoguerra, diciamo prima l'espressione di Forestier, la famosa espressione di 30 colori, le oligarchie erano tendenzialmente percepite, questa è la mia tesi almeno, e si percepivano come classi dirigenti, cioè come oligarchie nelle quali la componente privata e la componente pubblica collaboravano, naturalmente confliggevano, ma collaboravano anche in vista di un interesse generale che era un interesse nazionale, cioè eravamo all'interno di un capitalismo, diciamo, internazionale. E i partiti di massa, che erano uno strumento di democratizzazione, contribuivano ad allargare e a diversificare le classi dirigenti, diversificare dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale, nonché a stabilire un canale di comunicazione tra le classi dirigenti e il resto della popolazione. Quindi erano al tempo stesso parte delle classi dirigenti e, diciamo, strumento di comunicazione tra le classi dirigenti e il resto della popolazione. La mia tesi è che nell'età della globalizzazione cosiddetta neoliberale, gli interessi delle classi politiche e gli interessi dei vertici del settore economico privato non combaciano più, o comunque non combaciano più allo stesso modo. Quindi le oligarchie stentano a identificarsi in classi dirigenti nazionali, ma questo non significa, poiché la legge delle oligarchie, quella che Mises chiamava la legge di ferro delle oligarchie, non muore mai, questo non significa che il fatto che non esistano più classi dirigenti, nel senso che dicevo prima, non esistano più oligarchie. E le oligarchie permangono, ma che tipo di oligarchie? Cioè, quali sono i modi in cui queste oligarchie si identificano e vengono identificate? E a me sembra che sul versante privato e segnatamente imprenditoriale, proprietari, manager di grandi imprese, diciamo, abbiano smesso di concepirsi come il pilastro tendenzialmente complementare a quello pubblico di classi dirigenti nazionali, e si vedono piuttosto come gruppi di interesse volti a premere sulle istituzioni pubbliche affinché le misure di governo risultino il più possibile vantaggiose per le loro aziende di riferimento. Quindi premono, come dire, dall'esterno
sui governi per ottenere dei vantaggi particolari. E questa è una, come dire, è una differenza molto forte rispetto alle classi dirigenti economiche di un tempo. Sul piano pubblico e segnatamente politico, la destrutturazione dei grandi partiti, delle culture, delle elite politiche, fa sì che le principali figure oligarchiche del mondo contemporaneo, ripeto, in ambito politico e pubblico, siano, diciamo, per un verso i capi politici e per altro verso i cosiddetti tecnocrati. Cioè, da un lato c'è una tendenza alla presidenzializzazione dei sistemi politici, alla personalizzazione dei processi politici, e dall'altra c'è una tendenza, diciamo, tecnocratica, che si esprime in vario modo, no? Non soltanto nei governi tecnici, ma per esempio in questo senso il ruolo dell'Unione Europea è rilevante, no? Nel, come dire, sequestrare tutta una serie di materie alla controversia politica. E diciamo, il problema della tecnocrazia probabilmente è ancora più accentuato e più pericoloso forse rispetto a quello della personalizzazione della politica, che, no, secondo alcuni autori è, come dire, la scoperta dell'acqua calda, perché già Pericle, perché la politica è sempre stata legata alle grandi personalità e così via. No, questo magari ne discutiamo dopo. Quindi, insomma, questo per dire cosa? Che, allora, nella mia prospettiva, il concetto di oligarchia va assunto nell'ottica elitista. Si tratta però di vedere storicamente come queste oligarchie, intese in senso ampio, si incarnino, come vengono identificate e come si auto-identificano. E classe dirigente è un modo storicamente dato di manifestarsi l'oligarchia. L'elite politica è un altro modo, per certi versi complementare, per certi versi no. E a mio avviso, questo è l'ultimo punto che voglio toccare, diciamo, in qualche modo una proposta. Si tratta di riannodare il filo che collega democrazia ed elite. Questa è un'operazione che mi rendo conto essere non solo controcorrente, ma per certi versi è una causa persa, perché è chiaro che quando il termine, diciamo, comincia ad acquisire una connotazione negativa, il termine elite, diciamo, si può dire che non l'abbia. Insomma, provare a rilanciare un chiaro democratico e progressista è chiaro che, insomma, è molto difficile. Però io la butto lì, poi magari discutiamo. Però voglio, diciamo, evitare questo equivoco, perché nel corso del Novecento, in particolare nella seconda metà del XX secolo, si è affermata, e questa è forse la teoria democratica mainstream, perlomeno in certi ambienti, la cosiddetta teoria elitista della democrazia. Spesso, diciamo, chiamata anche teoria minima della democrazia, teoria procedurale della democrazia. Allora, il pregio principale di questa teoria, che viene fatta risalire spesso a Schumpeter, anche se io non sono d'accordo, secondo me è più figlia, diciamo, dello schumpeterismo e di Anthony Downs, che era il teorico della teoria economica della democrazia. Vabbè, ma comunque questa è una parentesi. Mettiamo pure, diciamo, pure teoria schumpeteriana, perché viene tanto anche così, teoria schumpeteriana. Beh, insomma, questa teoria, secondo me, c'è un pregio. Cioè, il pregio è stato quello di attribuire un significato neutro, quando non apprezzativo, al termine vita. Una parola che invece nell'accezione volgare indica un'ignoranza di potere chiusa e autoreferenziale, e che invece propriamente si riferisce a una forma specifica di oligarchia, cioè a una minoranza di valore che in democrazia è scelta dal basso nel caso delle elezioni, oppure dall'alto, se volete, nel caso dei concorsi pubblici per selezionare il personale amministrativo o professori universitari, eccetera, eccetera. Comunque,
in un contesto che si suppone consapevole, informato, pluralistico, aperto. L'elite è aperta in teoria, cioè, quantomeno il concetto vuol dire questo. Poi se poi di fatti si realizza qualcos'altro, però magari non è giusto chiamarla elite. Questo è il pregio, secondo me, di questa teoria elitista della democrazia. Però un difetto, anzi due difetti. Il primo è questo, che secondo me si tratta di una posizione fuorviante, perché cioè fa pensare alla possibilità che la democrazia possa fare a meno delle elite intese in senso neutro, oppure delle oligarchie intese di nuovo in senso neutro, cioè possa fare a meno delle mediazioni nell'esercizio della sovranità popolare. E questa, secondo me, è un'illusione che è destinata a generare delusione. Quindi il primo elemento, secondo me, difettoso è questo rischio di essere una posizione fuorviante. Ma però si tratta, e questo è il secondo difetto, di una teoria inoltre riduttiva, perché in questa rappresentazione, che è effettivamente demofobica, si dice, cioè ha paura del popolo, il cittadino è ridotto a elettore, cioè a spettatore passivo di una scena politica animata da minoranze attive che si contendono il potere di uno con le altre. No? La famosa metafora del mercato politico, insomma, il ruolo dell'elettore è equiparato a quello del consumatore che acquista, così come il consumatore acquista la merce, così l'elettore sceglie un partito oppure un altro, no? A seconda della campagna pubblicitaria più o meno efficace. Questo secondo me non funziona e infatti, questa diciamo, è la mia inversione, quello che io propongo, non è tanto una teoria elitista della democrazia, ma una teoria democratica delle elite politiche. Qual è la differenza? Beh, innanzitutto un'enfasi sull'idea che il concetto elite diciamo, trovi la sua massima espressione nell'ambito politico, quindi non tanto elite tecnocratiche, eccetera, ma elite politiche, cioè elite selezionate, si dice dal basso, quindi non soltanto elette, ma elette consapevolmente, dopo un dibattito, eccetera, eccetera, elite aperte, controllabili, pluralistiche, sostituibili e soprattutto responsabili. Ed è chiaro che tutte le nostre leggi elettorali ultime, qui non puoi scegliere i parlamentari, eccetera, contribuiscono a evitare che questo tipo di elite si crei. No? Ma poi secondo me se questo concetto di elite continua a custodire un potenziale critico è perché implica un giudizio altrui, quindi in qualche modo è uno sprone a migliorare la qualità della rappresentanza politica. Implica un giudizio altrui che è costante, che è sempre rivedibile, cioè la qualifica di elite non spetta di per sé e una volta per tutte a coloro che occupino una posizione di vertice, una visione che Sartori chiamava altimetrica dell'elite. No? Ma la qualifica di elite viene attribuita a chi si sforza costantemente di meritarla. Questa posizione, secondo me, può essere più realista e anche più aperta rispetto alla posizione che troviamo nella teoria elitista della democrazia. Più realista nel senso che ammette che la mediazione sociale e politica delle minoranze è inevitabile, per certi versi che appunto l'oligarchia intesa in senso neutro è una necessità indispensabile, ineliminabile, e quindi diciamo che il politica è una forma specifica di oligarchia preferibile ad altre. Come dire, è necessario che tu debba fare i conti con l'oligarchia. Il punto è quale oligarchia? Meglio questa o meglio quest'altra o meglio quest'altra ancora? L'elite politica forse è una forma di oligarchia preferibile ad altre all'interno di una prospettiva democratica. Quindi questo è secondo me l'elemento
realista, diciamo, no? Tanto più se consideriamo il fatto che chi ha più bisogno di elite politica, nel senso che dicevo adesso, naturalmente, non nel senso volgare, che va per la maggiore, beh, è ovviamente sono le fasce più svantaggiate della popolazione, no? Quindi diciamo anche una teoria non solo democratica ma progressista delle elite politiche, secondo me non è così stravagante come potrebbe sembrare a prima vista. E poi questa visione secondo me è più aperta, perché non implica che l'azione politica debba essere delegata in tutto e per tutto alle elite politiche. Le elite politiche, nella mia prospettiva, sono soltanto uno dei soggetti necessari al buon funzionamento di una democrazia, ma non sono l'unico, quindi sono un elemento necessario ma non sufficiente, e questo è un elemento di distinzione radicale rispetto alla teoria riformista della democrazia, che conferiva, come dire, azione politica, capacità di azione politica, agency, come si dice in inglese, solo alle elite politiche. Invece secondo me un regime democratico ha bisogno di risorse varie, delle risorse più disparate, materiali e immateriali, e di molteplici soggetti, incluse le elite politiche. Questo è l'ultimo, diciamo, punto. Non sempre ciò che è necessario, secondo me, le elite politiche sarebbero necessarie, è possibile, e quindi oggi è molto difficile, per una serie di ragioni che magari possiamo discutere adesso, far sì che queste elite politiche si affermino, si manifestino, trovino consenso, eccetera, eccetera. Ecco, ho finito. Ringraziamo Giulio, e grazie per l'intervento, e chiederei se ci sono domande, interventi. Prego. Io partendo dal titolo, diciamo, che ha dato all'incontro, volevo così in prima battuta chiederle se c'è una riflessione sul ruolo che ha avuto, diciamo, questo concetto che si sta cercando di definire ancora a livello accademico, come si deve capire, nell'oligarchia, nella costruzione della globalizzazione, nello sviluppo perlomeno della globalizzazione, e se la globalizzazione è funzionale allo sviluppo stesso dell'oligarchia o alla difesa degli interessi, come diceva lei, come scopo dell'oligarchia stessa, cioè quale, se c'è un legame tra, sì, un rapporto, diciamo così, connaturato, sì, tra le due cose, se la globalizzazione è, diciamo così, uno sviluppo necessario dell'oligarchia in era tecnocratica, come quella che sta vedendo adesso, sostanzialmente. Sì. Allora, io direi così, che allora nella riflessione di Winters, abbiamo per autori, questo rapporto tra globalizzazione, diciamo, e oligarchie, non è analizzato in modo adeguato. C'è qualche riferimento, ma lo dicevo in parte anche nella relazione, non è messo a fuoco in maniera adeguata, e quindi lì non si ritrova, secondo me, un'analisi del nesso tra globalizzazione e oligarchizzazione del mondo. E devo dire che non c'è, o comunque non c'è, una riflessione secondo me soddisfacente da questo punto di vista nemmeno nei lavori dei cosiddetti neoropubblicani, mentre c'è qualcosa di più in Dardo e Lale, nei lavori marxisti più generali. Qui poi si, ecco, quindi questo per quanto riguarda la letteratura che ho citato. Poi quello che ho tentato di fare io era quel libro che si diceva, che si intitola Dopo le classi dirigenti,
Sì, è di vedere che invece un rapporto tra la globalizzazione del mondo e l'oligarchizzazione del mondo, per certi versi, c'è. Perché? Beh, la liberazione dei movimenti di capitale, soprattutto, e la formazione di quella che alcuni sociologi chiamano classe capitalistica internazionale, che è una classe, diciamo, in sé probabilmente, ma non una classe per sé, cioè non è una classe che abbia una coscienza così sviluppata, è una classe, diciamo, sicuramente che ha forti contraddizioni al proprio interno, che confligge su vari punti, che però non confligge sul punto che indicava Winters, cioè quello fondamentale, cioè la difesa delle proprie ricchezze. Qui effettivamente, secondo me, diciamo, questo nesso tra globalizzazione del capitale e oligarchizzazione dei sistemi politici c'è, anche se le cose dovrebbero essere, secondo me, complicate ulteriormente, nel senso che la globalizzazione, diciamo, per vari motivi. Primo, io direi questo, non è la globalizzazione tout court che implica l'oligarchizzazione, ma è la globalizzazione, diciamo, capitalistica, è la globalizzazione del capitale. Non è l'idea di globalizzazione, non è il fatto della globalizzazione come scambio culturale, come scambio politico, eccetera, come scambio commerciale, meno dire forse almeno come scambio finanziario, a implicare di per sé l'oligarchizzazione. È la forma capitalistica della globalizzazione che produce questo, questa forma dell'oligarchizzazione. Quindi secondo me può essere pensato, diciamo, questo può essere anche un progetto politico, una forma di globalizzazione non capitalistica, in cui anche le nazioni avevano un loro ruolo, diciamo, per certi versi uno potrebbe dire, beh, ma l'internazionalismo, questa cosa qua. Non lo so, sì, sì e no. Quindi questo è un punto. Ma l'altro punto, secondo me, è che la globalizzazione capitalistica è agita politicamente da soggetti diversi, ovviamente, no? Perché certo la globalizzazione è diversa, ma lo vediamo adesso con la guerra, purtroppo la politica di potenza sopravvive, quindi ora si parla ormai da vari anni in realtà, ma tanto più con la guerra, prima la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, adesso ancora di più con questa tragedia in Ucraina, si parla di deglobalizzazione. Quindi questo no, però per dire che certo la globalizzazione produce oligarchizzazione, ma ovunque nel mondo, ovunque allo stesso modo. Possiamo dire che in Cina e in Russia siamo di fronte a oligarchie allo stesso modo in cui le vediamo affermarsi nelle cosiddette libera democrazie occidentali? Si ispirano a vicenda. Si ispirano a vicenda, nel senso un modello orientale, se vogliamo definirlo così, un modello occidentale. E secondo me questo è un po' delineato. Che altro in ambito giuridico si coglie meglio. Infatti la domanda che ponevo io era con il mio riferimento in ambito giuridico, testi come la globalizzazione dello specchio del diritto di Francesco Rampiani, che introduce anche appunto il concetto di lex mercatoria, certo, che prende, e che spiega come è un po' quello che accennava lei prima, e anche il relatore che c'è stato stamattina, diceva come c'è anche un'industria della che partecipa agli obiettivi, diciamo così, economici, politici, un certo tipo, una certa idea, no? Una certa filosofia politica, che
cui lei riprende un concetto di oligarchia, che servono necessariamente a spianare il terreno. Francesco Galliano, di cui un esponente, potremmo dire così, un insegnante, un professore che riprende un po' questi concetti, Mauro Bussani dell'Università di Trieste, che collabora anche con il Matteo, insomma, quel tipo di fenomeno giuridico, anche lui ha scritto un libro sulla globalizzazione delle regole della geopolitica, dove sostanzialmente dice come la Cina, per un certo periodo, dagli anni 80 in poi, ha necessariamente dovuto attingere ai modelli giuridici europei, prima europei e poi americani, nel senso che proprio venivano invitati insegnanti, insomma, giuristi eminenti in Cina per strutturare proprio un modello giuridico favorevole allo sviluppo economico che potesse appunto essere competitivo con il modello occidentale. Questo per dire quali sono le fonti della domanda che ho posto, cioè quello che cercavo di intuire. Per quanto riguarda invece quello che ha detto adesso sulla deglobalizzazione, questo è un aspetto secondo me particolare, perché se non sbaglio l'anno scorso a Davos, per la prima volta nella storia economica degli incontri che si svolgevano in quel forum lì, è stato utilizzato il termine multilateralismo economico, cosa che fino all'epoca non c'era, perché c'era, almeno come la posso vedere modestamente io, una padronanza in ambito geopolitico del modello americano, anche del potere del dollaro, se vogliamo. Quando con la pandemia si è iniziato invece proprio a intuire una necessità di non solo accettare un modello, come è stato fino adesso sostanzialmente, dal secondo dopoguerra in poi, modello economico, culturale, politico americano, famoso esportiamo la democrazia, eccetera. Si è arrivati invece a intuire, secondo me, anche in maniera molto dichiarata, che quel modello lì non può più funzionare, perché c'è un contrasto evidente di due potenze che sono sostanzialmente a pari livello. E allora forse questa, diciamo così, questa esperienza temporanea, secondo me, di deglobalizzazione è anche un modo per imporre non un altro modello, ma comunque un dialogo, potremmo dire così. C'è un conflitto necessario, sostanzialmente, un conflitto necessario per far notare che la potenza alternativa c'è. Diversamente, se non ci fosse un conflitto, questa potenza non emergerebbe nella sua vera natura, sostanzialmente. Cioè, solo attraverso il conflitto che si capisce chi è di fronte, ma no? Per dirla in maniera terra-terra, non so, sono uno spunto che viene dalla sua... Che faccio? Rispondo subito. Sì. Secondo me, lei ha detto molte cose, quindi non posso riprenderle tutte, però io terrei un punto, cioè lei diceva i sistemi occidentali e quelli orientali si alimentano a vicenda, ma io non sono sicuro nel senso dell'oligarchia, o almeno bisogna intendersi cosa vogliamo dire tramite questa parola. Francesco, faccio una parentesi. Francesco Galliano, infatti, dagli anni 80 in poi il modello economico diventa un modello di gruppo, dal concetto di impresa, lei prima diceva ci sono grandi imprese, da quel concetto di grandi imprese si passa a un concetto di gruppo di imprese. Il gruppo di imprese è appunto per sua natura un gruppo eterogeneo che ha oggetti completamente differenti. Cioè c'è l'azionista, la maggioranza che può avere diciamo così, azioni in imprese che fanno, non so, sementi, macchinari, che sono chiaramente sparsi per il mondo. Sì, certo, poi si parla appunto di imprese multinazionali, poi imprese transnazionali che hanno una forma a rete, che hanno una forma gerarchica. Tutto il discorso allora sulla globalizzazione è favorevole all'oligarchia. Ecco,
Sì, però diciamo io distinguerei i piani, cioè un conto è dire Oriente e Occidente sono partecipi di una globalizzazione capitalistica in cui l'impresa ha un ruolo fondamentale, in cui la ricerca del profitto privato ha un ruolo fondamentale, eccetera, eccetera. L'Alex Mercatoria diventa uno strumento così di imprescindibile, eccetera. Omologazione del mondo. Allora, questo può in parte funzionare, non completamente, diciamo. Comunque che si forma una società di mercato mondiale. Il mercato mondiale, di IMAX. Però in che senso tutti i paesi sarebbero dei paesi oligarchici? Allora, sì, secondo me, nel senso che indicavo prima e che io diciamo, suggerivo, cioè in questo senso generalissimo, che una minoranza comanda sempre su una maggioranza, che non hai mai un comando diretto di una maggioranza come tale. Quindi in questo senso sì, le divisioni del mondo tra un mondo buono, liberale, un mondo cattivo, illiberale, eccetera, sono delle divisioni che lasciano un po' il tempo che trovano, perché tutti questi sono regimi oligarchici. Ma possiamo dire, se invece di la parola oligarchia, diciamo direttamente plutocrazia, che gli Stati Uniti, la Cina, la Russia sono tutti egualmente plutocrazia, solo per il fatto che sono tutti paesi di mercato, solo per il fatto che in tutti i paesi c'è una sperequazione economica, perché ricordiamoci del discorso Whitworth, non è la sperequazione economica come tale a trasformare un regime oligarchico, non è il fatto che esistano dei superricchi. Il punto è che questi super ricchi abbiano un potere politico, abbiano una capacità di incidenza politica. Hanno questa incidenza in Russia? Hanno questa incidenza in Cina? Io credo di no. Anche queste sanzioni che sono state fatte contro i presunti oligarchi russi, no? Quello di cui si è parlato tanto in questi mesi. Ma l'oligarca è tale nella misura in cui ha una capacità di influenza politica molto forte. Ora, possiamo supporre che la stragrande maggioranza di questi cosiddetti oligarchi, che io definirei appunto dei super ricchi, non avessero interesse a che la guerra nascesse o che la guerra continuasse. Il fatto che fossero danneggiati dalla guerra, che siano stati costantemente danneggiati anche in misura rilevante, ha fatto sì che Putin appunto non dichiarasse guerra, che non continuasse la guerra, per almeno per ora no, diciamo. Per ora diciamo questi presunti oligarchi non si sono dimostrati tali, quindi paradossalmente sono stati sanzionati per il fatto di essere stati troppo poco potenti, non troppo potenti, troppo poco potenti, per non essere riusciti a contrastare la politica. Questo naturalmente non era così sotto Yeltsin, paradossalmente, forse sotto Yeltsin sì c'era una forma di governo plutocratica, la confusione che quella forma ha generato, ha creato le premesse affinché diciamo, Putin, che è stato nominato, diciamo, scelto da Yeltsin, ma su suggerimento di questi famosi oligarchi, ebbene, diciamo, quella situazione plutocratica si è trasformata poi in una situazione direi autocratica, cioè oggi la Russia non è una plutocrazia, cioè il fatto che esistano i super ricchi non la rende una plutocrazia, la rende forse sì un'economia squilibrata, ingiusta, ma l'oligarchia, la plutocrazia è una cosa più specifica, una cosa più precisa. E per quanto riguarda la Cina, sì, è anche vero. Lì ci sono
tanti super ricchi, ci sono tante imprese tecnologicamente avanzate, c'è una disparità territoriale e interpersonale molto, molto forte nella distribuzione della ricchezza. I grandi imprenditori cinesi, appunto, possono arricchirsi, possono produrre, dico ciò che vogliono, ma insomma, lavorare su settori che possono scegliere con una qualche libertà, con una certa libertà, sono anzi incoraggiati a farlo, a sviluppare la propria imprenditorialità, quindi diciamo anche il motore del profitto privato non è certo contestato, anzi è incoraggiato, ripeto. Possono godersi la vita come vogliono, ma possono andare contro gli obiettivi del partito, non possono reclamare un potere politico diretto contro il partito. No, forse no. E quindi, diciamo, se questo è vero, allora si deve dire che, e questo secondo me è il punto forte di quei discorsi Winters, eccetera, al di là di questioni nominalistiche, interessa anche a un certo punto, che una esposizione, diciamo, dei regimi liberali democratici alle plutocrazie è un problema serio che deve essere affrontato e che porterebbe addirittura a una situazione, diciamo, paradossale in cui, questa è la tesi peraltro di Winters, che va comunque, diciamo, commentata, eccetera, non è pacifica, ma insomma lui sostiene che le autocrazie siano più a riparo dalle plutocrazie di quanto non lo siano le democrazie stesse. Un quadro drammatico, credo. Prego. Allora, volevo innanzitutto congiungermi con quello che ha appena detto. Cioè, è anche vero, per esempio, che anche negli Stati Uniti, se uno vuole, cioè, aprire Facebook in funzione di Russia, non credo che fosse interesse di Zuckerberg che farlo. Qui tra l'altro userò già domani il profilo di Trump, non credo fosse interesse commerciale strettamente farlo. Quindi c'è anche da chiedersi forse dove risiede effettivamente potere di queste oligarchie, cioè che poi è un po' poco, cioè forse meno lineare come si immagina. Però in realtà volevo fare un'altra domanda che, cioè, mentre la pensavo, mi gelavano, cioè, sai, nel senso che sì. È un discorso che non vorrei fare, che però razionalmente per alcuni elementi mi viene però da chiedere. Soprattutto in mezzo a quello che è successo negli ultimi mesi, al caso per esempio, cioè, noi ci siamo abituati in Europa, magari pensare sempre alla Germania come un paese un capitalismo molto forte e dove effettivamente magari i capitali tedeschi sicuramente hanno un interesse, diciamo, un grosso potere rispetto a quello che succede per esempio in Italia. Allo stesso tempo arriva la guerra e improvvisamente tutta una serie di discorsi che sarebbero razionali per il capitalismo tedesco saltano, cioè un stream 2 per esempio, un esempio tra tutti. E quindi quello che mi viene da chiedere è questo, è il problema. Cioè, non è che perché uno dei problemi principali, specificavo prima di discorso della deglobalizzazione, sì. La deglobalizzazione viene storica vista come una nuova guerra fredda, principalmente con una maggior comportamentazione del mondo tra Cina e Stati Uniti, cioè sì. Insomma. Però in generale non c'è il rischio che magari che attualmente soprattutto un discorso di classe è come dire sfarinato, invece quello che può più mettere in crisi l'oligarchia sia un rinascere una nuova linfa vitale per il discorso invece del nazionalismo. Una bella domanda, cioè lei dice in altre parole che l'oligarchia è globale e quindi, diciamo, il modo per buttare giù l'oligarchia è buttare giù la globalizzazione, cioè le condizioni che hanno permesso a questa oligarchia di affermarsi come tale, insomma. E non è una spiccia più... Beh, diciamo così, adesso l'ho brutalizzato, diciamo, per capirci.
Sì, questa diciamo è una lettura possibile, anche se io non sono totalmente convinto che, per esempio, bisogna capirsi sempre che cosa vuol dire oligarchia, cioè, ora stiamo parlando della plutocrazia fondamentalmente, no? Dicevamo che, diciamo, mettiamo pure che queste sanzioni, l'inefficacia delle sanzioni per fermare la guerra, testimonia il fatto che poniamo la Russia non è un regime autocratico ma plutocratico. Ma quindi forse quando era meno integrato dal punto di vista della globalizzazione capitalistica era un regime invece più plutocratico, non meno plutocratico. Quindi, diciamo, la deglobalizzazione non implica, secondo me, di per sé il contrasto alla plutocrazia, perché le plutocrazie si possono affermare anche all'interno di ambiti nazionali. Ripeto, il caso russo, diciamo, è preso in questo senso, no? Cioè era un paese più plutocratico nei primi anni 90 che adesso. Quindi secondo me non è sufficiente, diciamo, questa strada, diciamo, per semplificare i nazionalisti, diciamo. Però certo, secondo me, con onestà intellettuale bisogna dire che coglie un punto. E più che nazionalista, lì bisognerebbe sviluppare il discorso semmai internazionalista, appunto, cioè. Perché tutta, per esempio, tutte le prospettive di Winters, ma diciamo il Piketty, più specifico Piketty, no? Le famose tasse su capitale finanziario, eccetera, presuppongono degli accordi, cioè, secondo me il limite della prospettiva esclusivamente nazionalistica è questo, cioè che tu ti devi porre un problema di accordi, di vincoli internazionali sempre, no? Devi rispondere a una visione globale. Quindi devi riuscire a trovare dei sistemi, diciamo, di regolazione complessiva. E quindi, diciamo, io rilancerei semmai non nel senso nazionalista, ma nel senso internazionalista. Nel senso che è necessario, diciamo, lavorare a una serie di istituzioni di regole, eccetera, eccetera, che cerchino di contrastare la formazione di queste e delle plutocrazie globali, ma anche non solo le plutocrazie, ma in generale la speculazione della ricchezza. Io non ho parlato direttamente, ma indirettamente, no? Quello era il presupposto affinché le plutocrazie si potessero affermare. Quindi tu devi contrastare non solo la plutocrazia, ma anche la distribuzione iniqua della ricchezza. E questo lo puoi fare, certo, su scala nazionale, ma lo puoi fare anche su scala, probabilmente soprattutto su scala internazionale. Quindi direi così. Però ti voglio sentire una bella di te. No, no, è semplicemente che, cioè, vedendo l'ultimo sfarinamento, questo bilancio più generale, cioè, per dire, noi sappiamo che ci sta andando, qualcosa, diciamo, ci sappiamo prima nel macro tempo che abbiamo parlato, eccetera, non abbiamo notizie di incontri tra i socialisti europei per dire su quello che sta succedendo, non abbiamo notizie di questo, cioè, che se l'ONU sta parlando di qualcosa, cioè se mi sembra che, diciamo, dobbiamo anche partire dal fatto che l'unico soggetto organizzato è proprio, diceva, se non è un'archia, cioè, cioè, se uno ripensa, cioè, per cui ripeto, cioè, forse, cioè, non è un auspicio, mi chiedo se non sia però l'elemento, cioè, come, cioè, il fascismo nasce anche sull'enorme paura che era del capitalismo europeo, della rivoluzione russa. Sì. E diciamo, attualmente non vedo questi movimenti. Cioè c'è un'enorme crisi del sistema dell'oligarchia, cioè sono una crisi sociale diffusa. Beh, alcuni, appunto, diciamo, le correnti più internazionaliste o globaliste direbbero, ma è proprio il nazionalismo che frammenta le classi
le classi proletarie, diciamo. Perché se tu non avessi quella frammentazione di nazionalista, probabilmente avresti una... Ma ripeto, non lo sto vedendo come uno strumento, mi stiamo però se nello stato attuale delle cose, lo stato attuale delle cose, il metodo di frattura non sia quello e non, cioè se ne esistono gli altri, questo è un po' anche la domanda. Sì. L'elemento di frattura, cioè, ma devi sempre costruire a livello internazionale, cioè basta un singolo paese a eliminare, cioè, mettiamo pure che diciamo una strategia di deconnessione, come diceva San Viramino, no? Di un singolo paese o di un'area rispetto al resto del mondo, e questo diciamo riesce a scalfire in modo molto significativo l'oligarchia, diciamo, cosiddetta globale. Non so, non credo, non mi sembra proprio, indebolisce il paese, questo è il problema, quindi tu devi avere una strategia internazionalista, secondo me, cioè, adesso stiamo parlando così molto al grosso, diciamo. però sì, non mi sembra, diciamo. Anche se vedo il punto, diciamo, vedo il problema, e probabilmente sulla diagnosi hai ragione tu, cioè su come adesso sono organizzati a un livello e disorganizzati all'altro. Altre questioni? Se non ci sono altre domande, altri commenti, salutiamo. Ok. Salutiamo Giulio e ringraziamo per. Grazie a voi.